Si esce dall'hotel, dopo il riposino ci troviamo in centro da noi, quasi. Adesso vediamo dove andare. Dopo aver cambiato un po' di dindini in dong, siamo diventati milionari. Abbiamo cambiato, ci hanno dato 16 milioni di dong. Siamo qui nel lago centrale della città di Hanoi. Alla ricerca della via della birra, con la maglietta idonea, occhio che mi faccio mettere sotto. Hanoi era una delle capitali antiche, poi è diventata capitale dopo la fine della guerra dell'Indocina, con Ho Chi Minh che ha deciso che diventasse così. Il problema è che è un macello. Questa qua è la famosa via della birra, la chiamano così in modo che vieni qua su tutti i locali, ma cioè, è un carnaio, cioè ovvero passi e ti saltano addosso perché ti vogliono chiedere vuoi bere, vuoi mangiare, molto occidentale, cioè french fries. Qua ad esempio è molto più tranquillo. Proviamo questo qua, Haiyan. Qui proviamo Tiger Beer, addirittura è stata nominata come medaglia d'oro a Londra, Ginevra, Parigi, nei saloni della birra, prodotta dall'Heineken. Quindi bevi responsabile da Heineken Vietnam. Poi ci sta invece la Hanoi. Questa mi sembra un po' più originale, fatta qui ad Hanoi, da una ditta del posto, 4,9 di alcol, una pizza alla fine. Buono! Comunque non venite in questa via, scopriremo qualche posto migliore, non venite in questa via. Oltre alla birra abbiamo preso anche gli involtini in primavera misti. C'è la sua salsina. Io solo so cosa ci sia dentro. Aglio, aglio e tanto aglio. Un voltino primavera. Giusto. Questo è il fegato. C'è il fegato? Misti, sono misti. No. Ah. Io odio il fegato. Wow, che schifo. Sono buoni, però io e il fegato non andiamo d'accordo. Parliamo di costi. Una di queste sono 40.000 dong, 2 euro, 1,86 euro, e quindi c'è tutto sommato 2 euro per la birra. I piatti di questo posto qui dove variano ad esempio da 5 euro a 4 euro. Adesso andiamo alla ricerca di un posto dove si mangia la tipica baguette alla vietnamita, bánh mì. Attraversiamo senza guardare. Trovato subito il bánh mì Hoi An, e qui si mangiano panini, il panino tipico che è una baguette tostata con dentro carne, patè che fanno in loco. Come vedete c'è già della fila, di solito addirittura dicono che qua le baguette finiscono prima della chiusura. Anche con cotti però non è male. Uno solo, quindi lo dividiamo. Quale? Andiamo a Hanoi Special. Hoi An Special. Andiamo a fare una passeggiata? Bene. Thank you, bye! Un latte di soia, una baguette che ci divideremo mista con carote, papaya, maiale, 1,60 €. Mega la baguette. Buona. Molto buona. Bami bread, molto buono. Dopo la baguette ci siamo fermati giusto per fare un altro giro di involtini, però quelli di gambero che piacciono a me. È di una zuppa di noodle con il pollo, l'hai presa? No, il manzo. Con il manzo. E siamo a Bia Phở, sempre qua in centro, i scooter che ti frecciano davanti. Un'altra Tiger Beer, così stasera sai come dormo. La Vale ha preso invece una Saigon Special e gli spring roll di gambero sono arrivati. Sono bollenti. Questi involtini di gamberi sono molto buoni, ti danno, io l'ho schiacciato, un mini lime, tu lo butti su ed è equilibratissimo. Non vedevo l'ora di provarli. Ho visto di mangiare migliaia di persone su YouTube sto involtino qua e finalmente me lo sto pappando pure io. Invece la Vale aveva preso sti noodle di maiale. C'è un piatto nazionale, la dieta è quello, il po'. Il po', po' si chiama. Buono, fresco. C'è cipollotto, peperoncino, maiale, noodle. Buona, questo è da provare.